Salve a tutti, siamo con Ada Nepa, Giugliese Doc, nata a Mociano il 9 maggio del 1926, una bellissima età di 93 anni e mezzo. L'abbiamo intervistata perché è a conoscenza di molti fatti, soprattutto della Seconda Guerra Mondiale a Giulianova. Certo. Ada, innanzitutto raccontiamo questa storia di Mociano. Sei stata per un breve periodo di Mociano. Allora, questa storia di Mosciano è capitato che Mosciano aveva una lingua di terreno che arrivava al mare. A un certo La momento, famosa Contrada Marina. Contrada Marina, a un certo momento il comune di Giulianova per allungare la spiaggia ha fatto la richiesta se Mosciano passasse questa lingua di terreno per arrivare al Salinello e gli ha dato La zona del convento. la zona del convento E Giulianova e è dove allungata è fino a allungata Tortoreto. fino al Salinello. E poi ci raccontavi che nella tua attività, diciamo da ragazza, è iniziata proprio in famiglia con la consegna del latte. Certo. E ci dicevi anche che hai avuto modo di conoscere le primissime attività di Giulianova. Quindi ci raccontavi dei primi bar dove portavi il Certo. latte, quindi la famiglia Federici. Sì, no, io ho cominciato a 10 anni a portare il latte perché mio padre era un grande cacciatore. Per andare a caccia lui mi ha inviato a vendere questo latte. E a quei tempi si andava casa per casa portando il latte. Ho conosciuto tante famiglie di Giulianova, le più importanti, diciamo. La famiglia Castellucci, la famiglia Il Barro di Agro, che è il primo bar che è nato a Giulianova nel punto della stazione, Il Barro di Federici, Primo il albergatore. primo albergatore è stato Federici, allora dopo la stazione che era piccolissima, quando è arrivato il primo un capo stazione, ha fatto tutta l'arcatura, ha ingrandito la ferrovia che tuttora ci sta ancora la Quella bella visuale, pensilina in sì, la bella ferro. visuale. Poi ci dicevi, vabbè, la famiglia Lattanzi. E dopo Ah, dopo le famiglie più importanti a Giulianova era gli Acquavive, Migliori, gli Cerulli. Acquaviva, i Migliori, i Borromei, quello che erano i Cerulli, quelli che contavano erano i Ciafardone, i Migliori. Poi arrivò purtroppo la dichiarazione di guerra. Siamo nel 1940, gli anni successivi, la tua abitazione fu comunque oggetto non solo di bombardamento, ma anche di mitragliamento. E in particolar modo, parlando sempre di Giulianova Nord, ci fu l'uccisione di 25 ragazzi tedeschi, ci raccontavi. Sì. E vogliamo raccontare quell'episodio. Allora, Naturalmente stiamo a parlare del 43, sì. i tedeschi erano in ritirata. Sì. Allora, noi abitavamo in una zona che era zona di guerra, Zona Nord. zona nord, che dove si scopriva la ferrovia, il mare e la nazionale, dove hanno attraversato tutte le truppe per andare a combattere in Albania, in Grecia, aspetta, giù a Gheddafi, dalle In parti Libia, in Libia, e sono passati tutti in questa zona, tutti su questa ferrovia. soprattutto perché l'Italia ha dato il passaggio ai tedeschi. Perché solo questa era la probabilità loro di combattere con gli altri ciechi. Allora, Poi che succede? Che un bel giorno voi stavate in campagna e avviene un fattaccio. quando ci fu la ritirata della Grecia che sbarcò in Sicilia e cominciò la guerra sopra il territorio italiano, dove tornando indietro, la guerra si fermò a Ortona per 5 mesi, dove bombardò tutta la badia Montecassino. la badia di, aspetta, come si chiama?
di Monte Cassino. È stato fermo per 5 anni il fronte. Da Giulianova a Ortona si sentiva le bombe dal mare, le navi che bombardavano la badia di Monte Cassino e ha distrutto tutto Monte E Cassino. poi arriviamo all'episodio a Giulianova. Voi stavate praticamente in campagna. Allora la guerra si è spostata, da Giulianova si è spostata a Pescara. E sto treno si ferma all'altezza di casa tua. Sì, e allora passò questo treno carico di cavalli e soldati, pieno, e camionette, si ferma all'altezza della mia casa, mentre che, si è fermato il treno, passato 12 aerei bombardieri che andava di ispezione, e noi abbiamo detto: come stupido la cosa, dice che si vede, che li vede, invece non ha visto nulla. Invece loro avevano visto tutto. Ha E fatto un iniziano. giro, ha fatto il secondo giro, poi è cominciato il mitragliamento sopra il nostro suolo, dove è venuto giù tutte le bossole del mitragliamento che è scaricato contro il mitragliamento. Quindi contro sti poveri, sti ragazzi Tutto tedeschi. pieno di soldati. E tu hai visto proprio lì proprio i ragazzi morti. Io ho visto tutti i morti che hanno seppellito, che ne Addirittura erano. ci dicevi due vivi, due che ancora. Allora, quando i soldati raccoglievano i morti, l'ha depositata contro una spallata di una casa. Allora, li mettevano Sulla. depositati e quelli meno gravi li infilavano dentro le casette, perché dopo l'hanno portato via, forse per medicarli. E i gravi ha scavato un quadrato di 2 metri per 2 metri, ha seppellito 25 morti tedeschi e E ci l'ultimo dicevi anche un capitano, al secondo rigiro degli aerei ha mitragliato sul dove stavo scavando la fossa un capitano di questi ragazzi che ha fatto 26 morti. Allora ha scavato questa fossa, l'hanno presi tutti questi morti, li hanno avvolti con un telo bianco, prima di avvolgerli gli toglievo le scarpe e la di medaglietta di riconoscimento. riconoscimento, che ne portava due appesa al collo. Successivamente, quando finì la guerra, furono riesumati e Quando portati via. sì, l'ha seppelliti, ha messo le croci e ha lasciato questo piccolo cimitero per tanti anni. Passato il tempo che poteva essere consumati questi morti, i tedeschi sono tornati E l'hanno ripreso. una decina di anni fa a riesumarli e se ne sono riportati in Germania. Poi finisce, diciamo, la guerra e raccontava il 13 giugno del 1944 arrivano i liberatori. Quindi arrivano inglesi, polacchi. Tu questo momento te lo ricordi quando arrivarono tutti questi soldati? Certo, io mi ricordo che durante il periodo dal 93, dal 43 al 44 c'è stato il bombardamento di Giulianova Sì, è Paese, vero. dove noi avevamo dentro casa, era morta la mia nonna paterna, e quel Come si giorno chiamava? Ti ricordi il nome si della chiamava nonna? Carolina Tribuiani. Carolina. Che questa Carolina Tribuiano fu seppellita abusivamente di notte perché nessuno la volle portare al Giusta, perché cimitero. bombardavano. È stato seppellito dentro una buca che avevo fatto il bombardamento, e non è stato mai trovato. È stato Il un morto corpo. disperso. Allora, dopo. Poi, ecco, quando dopo sono arrivati i polacchi, gli inglesi,
Per voi è stato il primo momento Allora, di tranquillità, se si no, può dire allora, così. punto indietro. Allora, il fronte da Ortone si è spostato verso Pescara. A Pescara sono stato meno di un mese. Allora, è tutto, però ho saldato che quando arrivato i tedeschi a casa nostra, Ah sì, vi ecco, cucinava, voi allora conoscete. al 43 è arrivato un guy, mi ha portato due cannoncini dentro casa nostra, ha requisito mia nonna, ha fatto la piazzuola, ha messo due cannoni. Mia nonna gli ha detto: tu mamma, resti qua con noi, cucini e lavi. Allora, io che andavo, avevamo sta mucca da latte, andava a mungere la mucca e andavo a consegnare il latte a Mosciana, a mia mamma, che avevo sei bambini tutti piccoli, il piccolo avevo 2 anni. Quando tornava giù da mia nonna, un tedesco ha preso una foto così e gli ha detto a mia nonna, la chiamavo mamma, mamma, io papà. Dice, avevo la moglie, gli ha fatto vedere una figlia grande come me e un bambino di 11 anni. Dice, io non volero la guerra, ma fare la guerra. Dice, io non volero Quindi ammazzare. c'era un momento di umanità Di umanità, tanto con con la noi. vostra famiglia. Sì, allora gli ha detto a mia nonna, questa tua nipote. Dice, nonna gli ha detto sì, perché capiva un pochettino l'italiano. Chiaro. Gli ha detto stare qua con noi, dice non andare via. Gli ha Perché? fatto il segnale, dice no, nonna gli ha fatto mia nonna. Gli ha detto qua bombe, pericolo. No, no, noi papà, dice abbiamo i cannoni Possiamo e difendervi. possiamo difendere, stare qua. Io, per non lasciare mia nonna da sola, spesso e volentieri rimaneva la notte con mia nonna. Dormivamo una decina di vecchietti dentro una stalla perché erano sfollati tutte le famiglie, Sì. però i vecchietti vecchietti, le mucche, le pecore non potevano essere portate via Certo. a accudire di nascosto Costa. dei tedeschi, a accudire le bestie. La sera si ritirava tutta a casa nostra, sapendo che questi tedeschi si potevano fidare, erano bravi, e venivano là e dormivamo insieme. Poi arrivò la famosa liberazione. Aspetta. Allora dormivamo dentro una stalla, una parte i vecchietti e una parte. La luce della notte era gli occhi di una mucca che ci illuminava. E Vedi. dopo passò il tempo. Arrivò la fine che questi tedeschi arrivarono, gli inglesi arrivarono a Pescara Come i polacchi pure. sì, con i polacchi. In prima linea c'erano i polacchi e gli svedesi. Il passaggio fu veloce. Allora, quando passò a Giulianova, l'11 giugno arrivò Giulianova. E passò il rastrellamento che rastellava tutto, portò via tutto ciò che trovava. Lì i tedeschi che stavano a casa nostra ci erano dato l'indicazione di tirarci fuori dalle strade, metterci nei boschi perché se no ci rastellavano. Mentre che noi stavamo nascosti nei boschi, prima passato il rastellamento. Il giorno dopo ha passato i minatori e ha minato strade, ferrovie e ponti. La notte del 12, Tra il 12 e il dal 13, 12 al 13 ha scoppiato tutte, ha saldato perché i bombe, tedeschi facevano terra bruciata terra bruciata, è per arrivato. rallentare l'avanzata degli alleati. Sì, e dopo si sono ritirate a San Benedetto. La mattina del 13 giugno a Giulianova, verso le 11, è passato un apparecchio e noi eravamo ancora nascosti. E st'apparecchio portava un lenzuolo bianco. Noi non abbiamo capito che Il significava, significato. però era tutto un silenzio. Mia nonna mi ha detto: Ada, esci un po', vedi un po' Che che cosa c'è in succede? giro.
Tutto un momento è arrivato due camionette, uno polacco e uno svedesi, davanti a casa nostra. Pace, pace, pace. Questi tedeschi ci volevano portare al paese. Noi non abbiamo voluto salire, siamo andati al paese. Mentre andavamo al paese ha suonato la campana, la prima campana del Duomo di Giulianova. San Flaviano, quasi come una sorta di liberazione. È stata una liberazione. Poi la guerra era finita. A un certo punto tornerà un giovane giuliese che diventerà tuo marito. Che... al 45, allora, al 45 questo ragazzo ha fatto, era aviere all'aeroporto di Padova, c'è stato per 5 anni come aviere in prima linea. Dopo, finito la guerra, lui è scappato e è ritornato a casa. Dopo l'8 settembre. Dopo l'8 settembre è tornato a casa. E poi, vi siete conosciuti, ci frequentati, siamo conosciuti, frequentati, sposati. Lui ha avuto un periodo, io lo dico sempre a beneficio di chi ci ascolta, un periodo pure di lavoratore all'estero, è stato nelle miniere. Nell'Italia era tutti in crisi, non c'era lavoro. Non c'era lavoro. Allora e lui emigrò. È emigrato in Belgio. E tra l'altro lui era il turno successivo a quella che poi fu la famosa tragedia di Marcinelli, dove ero di turno. Lui era il turno montante che si dovevo montare, si salvò. Dove sono morti 143 abruzzesi, che quando abbiamo fatto la sfilata dei 40 anni noi siamo stati, dove sta quella, sì, che... sì, l'abbiamo visto nelle foto, negli album, che ce ne sono tantissimi qua. Abbiamo fatto la sfilata dei 40 anni di Marcinelli. L'Abruzzo è stato il primo gonfalone a partire, perché i morti nella miniera di Marcinelli erano la più grande somma. Sì, sì, erano il più alto tasso di mortalità fu tra di gli mortalità che rimase. Ada, poi beh, sono arrivate tre figlie femmine. Sì, dopo io sei nonna. Ci sono, sono nonna, bisnonna. Nonna. E quasi non sta per arrivo, ma c'ha 28 anni la prima nipote. Ecco, allora noi per chiudere questa intervista e nel salutare chi ci sta ascoltando, vogliamo fare vedere almeno queste tre foto che racchiudono la tua storia. Allora, la prima è in divisa americana e ci racconti come mai avevi questa divisa? Questa divisa al 1945, i primi pacchi che ci arrivarono dai parenti dall'America, mi rimandò questa divisa. Allora, era una divisa che avevo fatto la guerra del Giappone. Allora io la indossai, mi sono fatto la foto, mio padre mi ha dato tante botte perché le donne non potevano indossare. Sì, era un'altra epoca, giustamente. Allora, come ricordo... Però diciamo che tu sei stata sempre una ribelle. Sì, ecco. Io sono... Poi la seconda foto che vogliamo far vedere è tuo marito vestito da aviere. Sì. E perché facciamo vedere questa foto? Perché tu ogni... 4 novembre, ogni 2 novembre, viene alle cerimonie per ricordare tutti i caduti della prima e della seconda guerra mondiale. Certo, certo. E io partecipo a tutti, da 30 anni che partecipo alle radune dell'aviazione, sempre non ho mancato fino all'ultimo dell'altro ieri. E la terza e ultima foto, secondo me, che è carinissima, sono i tuoi amati genitori. Sì. Che vogliamo ricordare i loro nomi: Nepo Alfonso e Bombatre Maria. Allora, noi vi facciamo vedere questa foto perché
ci sono anche alcuni parenti che si sono trasferiti in America. E quindi chi vedrà il video dall'America vedrà anche queste belle immagini. Certo. Ada, sì, il tempo stringe. Che messaggio di speranza diamo a questi giovani che adesso, oltre a non trovare lavoro nel proprio paese, tendenzialmente vanno anche all'estero? Ma noi possiamo dare un messaggio di speranza da una nonna che ha vissuto un periodo di guerra, di fame, di sofferenze, però hai avuto anche il tuo momento di riscatto. Noi che messaggio possiamo dare a questi ragazzi? E poi li salutiamo. Il messaggio che posso lasciare di rispettare Tutti e due i sessi, no, tra uomo e donna, di vorrei dire. rispettare il mondo di oggi, Sì. di ritornare indietro, non come quello di ieri, ma aggiornarsi a quello di oggi, perché la nostra.